Allora, il fatto di utilizzare dei toni così pesanti, ma forse un po' più pesanti del solito, può, diciamo, lasciar pensare che Trump è veramente arrivato alla frutta nel momento in cui gli viene chiesto di farsi da parte, di rinunciare, cosa insolita per un presidente in carica, alla corsa presidenziale? Io dico di no, nel senso che sono toni, ancorché asperrimi, però tipici delle campagne elettorali americane. È difficile trovare una campagna per una posta così alta in gioco, cioè la Casa Bianca che utilizzi dei toni, che utilizzi un fair play, è uno dei toni, più soft. No, non funziona mai così, non è funzionato così in passato. Non funzionerà così in futuro anche con altri candidati. Chiaro che la personalità di Trump, così fiammeggiante, così fuori dalle righe, così aggressiva e dura, sempre con un utilizzo spregiudicato dei social network e di tutta la sua comunicazione, la comunicazione della presidenza americana, si presta ovviamente a più di una censura, a più di una osservazione, a più di una sacrosanta lamentela, però io penso che andrà così, che sarà così sempre, Trump o meno, quindi che non abbia molto a che vedere con le difficoltà obiettive in cui Trump si sta dibattendo. Penso ovviamente alla gestione della reazione, della risposta al coronavirus, in particolare, che è unanimemente considerata molto male, sciagurata, tant'è che negli spot ovviamente della presidenza impilati non ce n'è mai uno che riguardi il coronavirus o che riguardi il modo in cui abbiamo gestito positivamente una situazione che invece è sempre più drammatica. Quindi è chiaro che quell'ambito che sarebbe in generale da scegliere come un ambito di risposta pronta da parte di chi amministra, di chi governa, di chi guida, viene invece negletto perché si cerca invece di usare un altro frame e di ritagliarlo addosso al candidato avversario. Ecco quindi che Biden diventa il candidato filocinese, ecco che Biden diventa il candidato con delle difficoltà di leadership, ecco che Biden diventa il candidato delle contraddizioni, che non riesce a tenere insieme una sinistra troppo radicale con lo sguardo all'elettorato moderato. Quindi io penso che ci sia questa difficoltà, non penso che questi spot siano figli di quella difficoltà, ma siano figli di una cultura o incultura politica, che ha un suo specifico ulteriore nei repubblicani americani.